benvenuti in un nuovo vlog di due giorni. È un po', ragazze, che non ci vediamo in un vlog, eh? Mi sembra l'eternità, ma mi sa che è passato poco. Una settimana. Voi lo vedrete mercoledì, quindi è passata una settimana. Come state, amiche mie? Mi vedete bella pimpante perché finalmente qui da noi è arrivato il freddo. Siamo passati da 40 gradi a 22-23 gradi. Vi dico tutto, ragazze, un freddo. Comunque, sono felice, infatti mi sono ripresa, ho tutte le energie, riesco a fare un sacco di cose. Stamattina mi sono rivoluzionata a casa e pure questo weekend abbiamo fatto tante cosine sia fuori che dentro casa. Insomma, ragazze, c'ho un sacco di cose da raccontarvi, quindi state ferme lì, preparatevi il caffè, una tisana, un cappuccino, che ne so, mettetevi un attimo seduti, riposatevi, rilassatevi, ecco i disturbatori, e guardate il mio video. Allora, vai mammi, fammi parlare in pace, dai, va, va. Ah, che pazienza. Allora, da dove cominciamo? Intanto vi racconto com'è andato il nostro weekend. È stato bellissimo perché sabato siamo andati a... siamo usciti tutto il giorno, siamo stati a Ikea, quello di Ancona, perché ragazza, avevo in mente un progettino, ci serviva dello spazio e allora l'ho realizzato. Quindi siamo andati da Ikea, abbiamo fatto una mega passeggiata dentro Ikea, mi sono vista tutto, la parte sopra delle varie zone, no? Dell'arredamento, poi la parte sotto, insomma abbiamo visto tutto, ci abbiamo messo quasi 3 ore per girare tutta Ikea, i bambini erano stremati. Poi siamo andati a mangiare il nostro amato sushi, eppure qui vi devo raccontare una cosa, amiche mie, e adesso ve lo dico. Siamo andati a mangiare il sushi, poi siamo tornati a casa perché è cominciato il diluvio universale, quindi ha piovuto tantissimo, ma finalmente questa pioggia ha portato il fresco. Soprattutto qui da noi, dopo Ferragosto, l'estate è finita, perché cominciano queste temperature, questi giorni alti e bassi, quindi magari uno fa un po' più caldo, uno fa 22-23 gradi e l'estate volge al termine. Quindi siamo tornati a casa, poi ci siamo rilassati, insomma è stata un bel pomeriggio tranquillo, una bella giornata, ragazze, una bella giornata. E la cosa che vi volevo raccontare è che praticamente sabato ho rimangiato il glutine dopo tanto tempo. Ovviamente non mi sono mangiata un piatto di pasta, non mi sono mangiata una pizza perché non potevo. Il dottore mi ha detto di non cominciare con cose troppo pesanti, cominciare con piccole cose, quindi il sushi che ho fatto mi sono mangiata, raga, mezzo involtino primavera, buono, quanto mi mancava. Un raviolo alla griglia, che io li adoro i ravioli, mi ci facevo certe abbuffate. E poi ho preso un po' di sushi dove c'era la tempura. Ah no, abbiamo preso i gamberi in tempura, buonissimi. E poi un po' di sushi con dentro i gamberi fritti. E devo dire che non ho avuto nessuna problematica, ringraziando il Signore. Sono stata bene, poi la sera non ho cenato, quindi ho mangiato tanto a pranzo e sono stata a digiuna fino a domenica mattina. Domenica mattina poi, amica mia, ci ha preso lo schiribizzo di fare i cornetti, quelli alla Nutella che avevamo comprato un po' da tempo, e farli per colazione. Quindi che ho fatto? Abbiamo fatto i cornetti, buonissimi, ragazzi, vi consiglio, sono spettacolari. Io ne ho mangiato uno e mezzo e sono finiti, considerate, due pacchi, erano 8, sono finiti stamattina che è lunedì. Ne ho mangiati uno e mezzo io, uno e mezzo Andrea, poi uno i bambini. Insomma, per farvela breve, sono stata bene tutto il giorno. Ieri sera, raga, ieri sera pomeriggio, così mi è preso certi crampi addominali. Perché io, come una scema, mi posso andare a mangiare un cornetto intero, però sapevate, la prima cosa che volevo assaggiare e volevo rimangiare un cornetto. Ho detto, senti, ad Andrea, ho detto, senti, me frega niente, fammi mangiare un cornetto, non la faccio più. Insomma, mi erano presi certi crampi, ragazze mie, mi sono dovuta mettere a pancia sotto sul letto, ho dovuto prendere una pasticca di carbone, che quella assorbe l'aria, e insomma dopo un'oretta così mi sono passati, quindi non sono stati manco così eccessivi.
però insomma diciamo che il cornetto era bello strong di glutine. La prossima volta sarà fra un mesetto, lo rimangerò, però raga ogni tanto, cioè, e se devo soffrire un'ora per mangiarmi un cornetto, soffrire un'ora, chi se ne frega. Allora, torniamo a noi. Poi domenica, comunque prima di ogni pasto dopo ho mangiato il glutine, quindi sia sabato a pranzo che domenica mattina, ho preso, ragazze, una pasticca che si chiama Zimirex Total, una cosa Zimirex Total. Insomma, è una pasticca naturale che aiuta a digerire sia i carboidrati, sia i grassi e sia il lattosio. Quindi Total è per questo e devo dire che ha funzionato, perché non ho avuto dolori, ma ho avuto solo dei crampi dovuti dalla formazione dell'aria, perché mi si infiamma, non so che cavolo mi succede dentro lo stomaco con questo glutine. E devo dire che sabato ha funzionato bene, domenica ha funzionato, ho resistito fino all'ora di cena, pomeriggio tardi, e poi qualche crampetto mi è venuto. Comunque devo dire che sta pasticca funziona bene. Non me l'ha consigliata nessuno, l'ho trovata io quando compravo quello, lo Zimirex per il lattosio, e c'era pure sto Toto, ho detto senti proviamola, visto che dovrò mangiare glutine, riprovarlo ogni tanto, e me ci sono trovata bene. Comunque, detto questo, domenica invece l'abbiamo passata a montare quello che avevamo comprato da Ikea. Adesso io, chi sono per non farvi vedere che cosa ho fatto? Chi sono? Perché in questi giorni ho fatto dei piccoli cambiamenti. Quindi, adesso giro la telecamera, vi faccio vedere intanto i piccoli cambiamenti che ho fatto in cucina. Sapete che io sposto sopra un mobile a destra, manca, pure io non c'ho pace. Comunque sto cercando di trovare una soluzione per poi mettere le decorazioni autunnali. Non vedo l'ora, raga, non vedo l'ora. Va bene, giro la telecamera e cominciamo questo tour nel farvi vedere questi piccoli cambiamenti che ho fatto in giro per casa. E poi vi faccio vedere pure un altro acquisto che ve lo sto tenendo nascosto da martedì scorso e penso che sia arrivato il momento di farvelo vedere. Quindi prima tour e poi l'acquisto. Cominciamo da questo angoletto dove, ragazze, ho liberato tutto, vedete? Mi sono messa la tavoletta qui perché sennò ogni volta che mi metto lì a tagliare verdure c'è qualcuno che deve buttare cose nel secchio, deve prendere un bicchiere, deve prendere una forchetta. Bah, l'ho messa qui, ho messo il mio cuociriso, poi lì ho messo un basilico col sottovaso su rosa, il mio tablet, insomma qui diciamo che è un po' una zona di smercio, la chiamo io, la zona di smercio. Qui è rimasto tutto uguale, tranne la scritta patisserie che l'ho messa lì e va bene. Poi andiamo avanti, qui i bambini hanno fatto adesso merenda con la frutta. Ho cambiato anche il piano, ok? Ho cambiato anche il piano. Intanto qui mi sono messa il robot perché ultimamente lo sto usando tanto, soprattutto per triturare le verdure, ragazzi, è fantastico. Poi qui ho appoggiato questi due candelabri che non so dove metterli e nel frattempo ho detto vabbè, mo li appoggio qui sopra, poi qualcosa troverò. Qui ho fatto l'angoletto, eccolo, ve lo prendo proprio bene bene, l'angoletto caffè, dove la parte alta dell'alzata poi verrà decorata autunnale. E qui ho messo questi due barattoli fantastici, guardate che belli, comprati da Teddy. Ho messo decaffeinato, le cialde e le cialdine, quelle, no scusate, decaffeinato e quello normale. Quindi questo è l'angolino caffè. Qui ho lasciato tutto libero perché tanto quando preparo i pasti mi serve tanto spazio, tantissimo, soprattutto quando impiatto, cioè così è. Mentre le mie bellissime le tazze le ho messe lì sopra. Guardate che carine che ci stanno, le mie tazze le ho messe lì, su ci sono i vasi, va bene, e le ho messi così. Poi girando ho cambiato anche qui, l'isola l'ho lasciata, cioè l'apparecchiatura è sempre la stessa, ho messo solamente questa brocca dove poi andrò a mettere un mazzolino di fiori finti, ovviamente stile in tema autunnale, che lo devo comprare perché l'idea mi è venuta stamattina. E vabbè, questa brocca è bellissima, mi fa impazzire anche questo verde, è veramente carina. Lì ci sono i miei occhiali, ragazzi, sto tutto il giorno, metti occhiali, lava occhiali, metti occhiali, lava occhiali, vabbè.
qui ho sistemato così, ho messo, scusate i bambini che gridano ma tanto è un continuo, ho messo queste tovagliette di bambù, mi sembra, boh, non lo so, e poi ragazze ho cambiato il bouquet, il mazzolino di fiori, ho messo quello autunnale che ho comprato da Ikea, ma guardate quant'è carino sto bouquet, veramente carino, guardate un po'. Guardate, insomma, quant'è carino, mi piace veramente tanto. Ok? Quindi ho sistemato così. Poi lì sopra ho messo i miei cestini. Non mi ricordo se questo già ve l'ho fatto vedere. Vabbè, ve lo faccio rivedere. Lì ho messo i cestini. E qui ho messo la mia serretta con dentro i fiorellini. E questo è quanto, quanto è bello quel quadro, la signora con l'ombrello. Vabbè, poi volevo farvi vedere anche l'angolino qui, perché nel frattempo è stato concluso. Ho messo un prezzemolino, una salvia e un rosmarino. Ho preso gli altri vasi in tinta e guardate quant'è carino. Si abbina anche al mio quadro. Guardate che bello. Fantastico. Io dico fantastico perché a me mi piace, poi insomma. Poi qui ho messo, intanto si cominciano ad apparire le prime cose autunnali, ho messo la mia candelina con la zucchina, la zucchetta, mentre qui ho fatto così, ma è da concludere perché qui quando poi metterò le decorazioni autunnali ci metterò qualcosa lì pure, voglio comprarci un altro mazzolino di fiori più piccolino, sempre stile autunnale, quindi qua è un po' da finire. Adesso ci trasferiamo in camera dove ho fatto il cambiamento principale. Andiamo. Ah, qui ho fatto così, non so se ve l'ho fatto, non mi ricordo, vedete? Pensavo lì dentro di metterci le zucche, quelle piccoline, le composizioni, eh? Andiamo, andiamo, andiamo. Siete pronte, ragazze? Qui stiamo a parlare di cose serie. Intanto vi faccio vedere. Qua ho rimesso la mia cassettiera. Vedete? Qua ho cambiato, ma mi sa che già ve l'ho fatto vedere l'altra volta. Guardate che carina sta composizione che ho comprato da... questi fiorellini col vasetto che ho comprato da Teddy, guardate che grazioso. Quindi ho molto alleggerito come soprammobili. E poi il vero cambiamento è qui, guardate che bello. Ragazze, mi serviva spazio per tutte le mie maschere, creme, trucchi, cioè non mi entrava più niente, non mi entrava più niente. Ora vi faccio vedere bene come ho diviso le cose, però ancora è da concludere, però ho fatto questo qua, quindi da che ho comprato quel mobiletto lì, quella cassettiera, ci voleva proprio. Vi faccio vedere nel dettaglio, guardate che bella composizione che ho fatto qua, tutta celestino. Allora, questi erano i tulipani che stavano in cucina, li ho messi nel mio vaso che già avevo blu. Ho comprato questa lanterna che è meravigliosa perché c'ha i led, no, c'ha il tipo mini pannelli solari e sotto c'è la lucetta, si carica 12 ore e poi dopo la sera la puoi accendere e non ci va la candela, ma c'è sotto proprio la luce. Adesso se riesco vi faccio vedere perché volevo finire di farla caricare. Allora, vedete? C'è la luce e qui dentro pensavo di metterci un oggettino, poi ovviamente tema autunnale. E poi ho comprato questa candela fantastica, guardate che bella, col tappino, c'ha un profumo eccezionale, sempre sul celestino. Io adoro questa tonalità di celeste insieme al rosa, sono i miei colori preferiti. Guardate che bello, là c'è mio marito da giovane, guardate quanto era bello mio marito da giovane. Questa era Andrea da giovane, coi capelli. Poi vi faccio vedere, allora qui ancora devo finire, eh. Ho messo, intanto ho appoggiato le cose, qua tutti i fili, carica batterie eccetera, il mio messalino, la mia agenda e il messalino prossimo.
poi qui ho messo intanto per cominciare questi contenitori, ne ho comprati da Ikea. Diciamo che ne ho comprati solo questi perché dovevo vedere quanti ne andavano. Infatti qua dietro ce ne va sicuramente o due di questi più stretti o uno di questo largo. Comunque tutto bello ordinato. Poi qua sotto pure ho messo questo. Poi qui abbiamo altre cosine, tutto bello sistemato. Qui, ah, questo è vuoto, ancora devo riempire. Qui guardate che bello, ho comprato questi qui da Ikea, fantastici rosa. Ho messo tutti i miei pennelli e lì tutte le maschere. E poi qui ho messo i vari specchi, perché ragazze sulla scrivania mi piace libera. Ve l'ho detto, ho alleggerito tanto come soprammobili. Qui abbiamo piastre, ricciacapelli, cavoli vari. E qui uguale. Abbiamo il, come si chiama? La ricciacapelli, quella c'è la piastra, quella che fa i boccoli di Temu. Insomma, tutto bello sistemato. E poi qui, guardate che bello. Qui ho messo tutta la bigiotteria, perché non si può definire gioielli. Questa è tutta bigiotteria. Gli orologi miei, quelli di Andrea, quindi tutto bello ordinato e sistemato. Qui non ho messo niente, poi vedrò con i vari acquisti che faremo di trucchi, perché ho deciso di comprare altri trucchetti in questo periodo, mi piace truccarmi. E poi qui ho fatto la parte in cui c'è la Sacra Famiglia, io la tengo tutto l'anno con dietro, guardate che carina, non mi ricordo dove l'ho comprata questa, dove dietro c'è pure la lucetta che si scarica, aspettate, no, non si scarica, guardate, io d'inverno l'accendo sempre, guardate che carina. E poi qui c'è questa palla di con l'acqua, vedete, comprata da Kik con dentro l'angioletto, bellissimo. E poi di qua c'è la bambolina autunnale comprata da Kik e la mela candela, si apre e c'è una candela. Secondo me ci sta benissimo, quella sono io con la mia maglietta panda. Che dite? Secondo me ci sta questa composizione veramente studiata nei dettagli, fantastica. Ragazze, poi ovviamente ho spostato tutto di qua, perché mio marito mi ha detto, senti, qua c'è il tuo mondo, dormi di qua. Io prima dormivo di là, allora di là l'ho spostato a lui, poveraccio, e di qua mi ci sono messa io. Quindi qui c'è il fantastico mondo di Sara, praticamente. Bello. Fatemi sapere se questo angoletto nuovo che ho fatto vi piace. Io lo adoro. Bello. E poi questa è la... come si chiama? La cassettiera. Questo è il letto, che ho visto da Ikea non c'è più. La panchina. E poi, ovviamente la faccio rivedere per le ragazze nuove, eh? E questa è la parte del mio comò. Allora ragazze, io già sto cercando di capire dove mettere il mio albero di Natale rosa che farò all'interno della camera. Fatemi sapere, adesso vi do due opzioni, ditemi qual è la vostra che preferite. Opzione A, qui, dove già un anno l'avevo fatto, mi va a coprire lo specchio, ma poco male, tanto ce l'ho all'ingresso, quindi opzione A, qui. Opzione B sarebbe questa, vi faccio vedere. Opzione B, qui. D'inverno non è che non c'ho bisogno di aprire tutta la finestra, quindi l'albero verrebbe qui, io poi userei solo un'anta, aprirei solo stanta e chi se ne frega. E l'opzione B è qui. Allora, ditemi la vostra, fatemi sapere se preferite l'albero di Natale, l'opzione A qua o l'opzione B di qua. Così mi aiutate, perché io sono letteralmente indecisa. Indecisa. Allora, facciamo una pausa. Sapete ragazze, io già ve l'ho detto 3000 volte, io la mattina e il pomeriggio prendo vari integratori.
quelli con cui veramente mi sto a trovare una favola, ragazze, sono questi, già ve l'ho fatti vedere e so che tante di voi, aspettate mi metto sulla luce, tantissime di voi già li hanno acquistati, infatti grazie ragazze col mio codice sconto, anzi giù nella descrizione troverete tutti i dettagli, il codice sconto, il link diretto per andare a acquistare e io ve li straconsiglio, ormai è un mese che li provo e quelli che ho preso io sono questo qui per la pelle, quindi collagene e acido ialuronico, e poi ho preso quello per i capelli, perché lo sapete che io nel mese di agosto e luglio-agosto faccio sempre la cura per i capelli. Ragazze, sono fantastici, voi guardate i miei capelli, no? Come sono belli, corposi, io non ci ho mai avuto i capelli così. Non ci ho mai avuto i capelli così belli, cioè guardate, ce l'ho persino mossi e stanno riprendendo vita, quindi devo dire che mi sono trovata in modo fantastico. Comunque adesso io qui vi lascio il prima e dopo dei capelli, ve l'ho fatto già nell'altro video, quindi avete già visto all'inizio, era da poco che li provavo la differenza, adesso vi rilascio qui e vi faccio vedere dopo un mese come sono ancora cambiati in meglio. A parte che li vedete, perché sono proprio, a parte, guardate qua, cioè c'è un boccolo, ce l'ho mossi, sembrano anche di più, no? Più tanti, non c'ho più i buchi. Io qui considerate che questa parte da me è sempre stata carente di capelli, cioè non ce li avevo proprio. Invece se voi ci fate caso, adesso ho tutti questi capelli che mi stanno crescendo e per me è un grande... una grande conquista. Non so perché sono nata che qua sulle tempie ho avuto sempre il vuoto di capelli, non lo so perché sono nata così, ce l'ho da quando sono piccola, sempre qua. Adesso invece ho proprio, guardate, tutti i capelletti che mi stanno ricrescendo. Poi voi sapete benissimo le mie problematiche che ho avuto in passato, sapete che ne perdevo tanti, ho fatto la cura con la dermatologa eccetera, mi sono ripresa, ma adesso ormai io mi sono rimasta che faccio sempre, prendo sempre degli integratori nei periodi più difficili, quindi li prendo sia prima del periodo autunnale e sia durante. Comunque con questo qui degli orsetti mi sono trovata benissimo, adesso li andiamo a prendere insieme, guardate, sono fantastici. Vi ripeto che giù in descrizione ci c'è tutto quello che vi serve sapere per poterli acquistare, quindi codice sconto più link diretto al sito fantastico, perché voi trovate tantissime varietà di integratori. Adesso hanno fatto anche quello l'integratore col tè verde matcha, c'è il trio per la pelle, ci sono dei pacchetti, ci sono, che ne so, hanno fatto anche quello per unghie e capelli, insomma ragazze, tutto quello che vi serve per le difese immunitarie, per i bambini, voi andate là e ve sbizzarrite. La cosa positiva è che sono facili da assumere, non so pasticche, perché io so che tanta gente trova difficoltà di ingoiare pasticche, ma so caramelle fantastiche. Adesso io una me la prendo. Sanno di succo di frutta, sono tutti naturali, sono naturali, senza zucchero, raga, sono fantastiche. Questo invece è quello della pelle, non si vede perché è scuro, vi faccio vedere, eccolo qua, guardate che bello questo orsetto. Di queste per la pelle se ne vanno prese 4, questo per i capelli 1. Le spiegazioni, siccome vanno assunte, le trovate qui. Spellate questa cosa. No, ecco qua. Vedete? Aprite, ci sta tutto. Da cosa sono composte, la tabella nutrizionale, vi dice anche il modo d'uso, quindi quante caramelline dovete assumere al giorno. Fantastiche. Io questa qui la prendo per i capelli, vabbè, e quella per la pelle, anche quella per la pelle vi lascio il prima e il dopo sempre qui,
sapete che io la pelle ci tengo tantissimo, ci tengo tantissimo, faccio skin care, faccio maschere, faccio di tutto, però secondo me un'aggiunta di integratori anche per via bocca aiuta tantissimo. E questi poi, voi dovete sapere che io questi integratori li prendo la mattina quando mi prende la fame, dopo che faccio merenda verso 9:30, poi arriviamo, ne so, all'ora di pranzo verso le 11:30, che c'è una fame, raga, allora che faccio? Me vado a mangiare le mie caramelline integratori fantastiche. Comunque, questa per la pelle, io poi non so, lo sapete che io vedo, ho sempre fa vedere dal vivo, guardate qua. Poi, certo, la luce non aiuta. Questa è la pelle. Non fate caso al mio brufolo, non so, raga, mi è uscita fuori una cosa allucinante, è un mese che ce l'ho. Adesso sto andando via, ma è rimasta ancora un po' l'impronta. Comunque, la mia pelle così, senza niente, senza inganno, ecco, guardate. A parte le lentiggini da sole. Comunque io mi ci trovo una favola. Ve li sta consiglio, amiche mie, lo sapete che io vi... come si dice, vi consiglio solo le cose che ho usato e mi sono piaciute. Con queste mi ci trovo una favola. Adesso ovviamente col mio codice sconto farò un nuovo acquisto. Voglio prendere per l'inverno quelle con la vitamina C, quelle per le difese immunitarie, quindi per prevenire, sperando insomma che mi riducano un po' qualche raffreddore, mal de gola eccetera. Comunque, mi raccomando, c'è il mio codice sconto, c'è il link diretto, tutto in descrizione. Se vi può interessare, raga, queste io le trovo fantastiche. Un'azienda di tutte donne che hanno trovato un'alternativa innovativa per prendere gli integratori. A volte pesa, perché se io vi faccio vedere tutte le pasticche che mi devo da prendere, guardate qua, questa, la pillola, la vitamina D, ok? A volte pesa, questa invece ti dà proprio gusto, è una caramella, ti dà gusto. Comunque adesso riprendiamo il nostro video e vi devo far vedere l'acquisto che ho fatto. È pazzo, l'altra settimana ed è arrivato martedì, aspettate. Siete pronte? La mia nuova bambina. Non è una collaborazione, questa l'abbiamo pagata da tasca nostra, eh? Guardate che bella, la mia nuova aspira e lava pavimenti, consigliata poi da una di voi, amiche mie, perché voi mi consigliate sempre cose fantastiche. Io poi ovviamente, dopo che me l'hai consigliato, e non mi ricordo chi sei, quindi scrivimelo nei commenti, sono andata su Amazon, ho cercato vari tipi, l'ho confrontata, ho letto i commenti e secondo me è quella più valida. Fantastica, guardate che bella, questa è la sua postazione, è anche autopulente. Ovviamente l'acqua esce da un serbatoio, si può anche aspirare se cade del liquido per terra e va a finire in un altro serbatoio. E ti danno in dotazione questi rulli che servono poi su quelli di spugna, ce n'hai due. Ti danno anche il detersivo che va diluito, ovviamente in tot acqua va tot detersivo. E ragazze, è fantastica. Adesso io ve la faccio vedere. La prendiamo, la tiriamo fuori da qua, tutta tecnologica, l'accendiamo. Acceso, fantastica. Guardate qui, c'è questa lava che è una meraviglia, guardate che roba. No, vabbè, poi potete accelerare, quindi max, guardate qua. E voi lavate per terra senza far troppe problematiche, cioè guardate qua, no, vabbè, guardate, poi lava tutto, guardate qua, fino all'angoletto, è maneggevole, raga, è una favola, è fantastica e non mi spacco la schiena per lavare per terra, guardate.
voi la tenete pronta lì, se si sporca sotto al tavolo o se non ve vate la va per terra col mocio, voi fate con questa, fantastica. Io devo sempre la va per terra, che c'è i miei figli che fanno un casino, allora utilizzo questa. Cioè, guardate che roba, no, vabbè. La batteria dura mezz'ora, quindi con mezz'ora io ci faccio praticamente tutta casa. Cioè, guardate qui, con 2 minuti ho fatto mezza cucina. No, vabbè. Ma poi con una mano, guardate, cioè, leggera, va da sola, va. Guardate qua. Aspettate. Eppure tecnologica, cioè parla, raga, parla da sola. Guardate qua, tutto bello lavato, raga, fantastica. Io la trovo fantastica. Vediamo un po' se c'è ancora l'acqua dentro, è rimasta un po', vedete? Col detersivo, io la trovo. Ah, potete levare pure, vedete, qui c'è per levare il suono. Fantastica. Davanti c'è il serbatoio invece che raccoglie, perché aspira e lava, è della Proscenic, che è la stessa marca del mio robottino che ho sotto. Infatti sotto ho messo il robottino che mi lava e mi aspira, e qui c'ho questa. Raga, tocca farsene, tocca veramente inventarsene tutte per non stare tutto il giorno a pulire casa. Io oggi ormai mi sono messa, adesso vi dico una cosa, non vi racconto. Niente, fantastica. Poi voi la rimettete sulla sua base, vedete ci sono i dentini lì che pulisce, voi la rimettete qui in carica e va in carica. No, vabbè, io l'ho messa in quest'angolino qua a portata di zampa, ecco qua, in carica. Sì, in carica, vedete, bella nascosta, non si vede, è già tutto asciutto, guardate. Oh, vabbè, meravigliosa. Fatemi sapere se vi piace. Tirata sui capelli perché stavo a sentire un po' caldo. Ragazze, io comunque per non ammazzarmi, oddio santo, aspettate, ecco qua sti capelli, io sto cercando di svolgere una nuova routine settimanale delle pulizie, ma ho iniziato adesso, ma da settembre voglio fare dei piccoli cambiamenti, perché ragazze io mi sto ammazzando, io non la faccio più, sto sempre a pulire casa e voglio dedicare totte ore alla pulizia di casa al giorno, per avere poi un po' di tempo libero per me, perché mi piacerebbe andare tutte le mattine a messa se ci riesco, quella è l'unico svago che mi voglio prendere della giornata. Poi ragazze, avere un po' di tempo ovviamente per i video, perché vedete qua io sto, è da so 3/4 d'ora che sto a chiacchierare con voi a organizzare tutto, poi con le collaborazioni eccetera, devo studiare eccetera. E quindi vorrei dividermi la mattinata in modo che io possa fare più cose, mentre prima la passavo solo a pulire e a cucinare, non c'avevo mai tempo per me. Quindi che cosa ho fatto? Sveglia alle 5 di mattina, io adesso vi dico la mia routine. Sì, inverno mi svegliavo alle 4:30, se vi ricordate, no, mezz'ora in più di sonno. Sveglia alle 5 di mattina. Io poi preparo la colazione, faccio colazione, insomma alle 6:30, dopo aver fatto colazione, mi sono rilassata, mi sono ripresa, mi sono lavata, alle 6:30 sono attiva, ok? Quindi mi sono data 3 ore di pulizie al giorno, tranne il giovedì, perché il giovedì vado a fare la spesa, quindi il giovedì faccio solo passata ad aspirapolvere e letti, quindi 3 ore di pulizia al giorno, e stamattina ho fatto così, sono stata dalle 6:30 alle 9:30 a pulire casa. Scadute le 3 ore, quelle che ho fatto, raga, metto un punto e lascio perdere, perché sennò veramente io arrivo a fine giornata e sto stremata. 9:30, dopodiché che succede? Questo quando non vado a messa, perché la messa c'è, mi pare alle 8:30, quindi io poi farò una pausa, vado a messa, torno e continuo. Comunque,
9 e mezza, dopodiché mi sono dedicata al video che sto girando adesso e poi preparo il pranzo. La ginnastica l'ho spostata al pomeriggio, così anche queste cose più faticose l'ho divise. E la mattina, ragazzi, ho un po' di tempo per me. Io ho tante passioni, tante passioni. A parte andare in chiesa, che è una cosa che voglio fare, se riesco, non tutte le mattine, ma insomma la maggior parte, quando riesco. E poi voglio continuare lo studio della Bibbia, perché sono arrivata ai profeti minori. Io poi lo studio come faccio? Mi faccio dei riassunti che inserisco all'interno della Bibbia, in modo che se devo andare a leggere un profeta, una parte, cioè è più facile. Quindi faccio le ricerche sulla storia dei profeti anche su internet, cioè è uno studio veramente abbastanza approfondito, ma a me piace. Quindi voglio riprendere lo studio della Bibbia. Voglio cercare di dedicare più tempo ai video, quindi riuscire a farli in maniera un po' più strutturati. Ma vediamo un attimo. Vorrei anche fare un corso di montaggio online, se riesco. Però ragazzi, i corsi sono costosi, quindi vediamo un attimo. Da quello che riesco a guadagnare un pochino su YouTube, vorrei riutilizzarli, se non servono alla mia famiglia ovviamente, se mi avanzano, per poter crescere un pochino come canale, quindi migliorare la qualità dei video. Vediamo un attimo, insomma, dei idee ce ne sono tante. Da settembre si parte e vediamo un po' quello che riesco a fare. Però tutto è gira intorno alle pulizie di casa, ai panni da piegare, da stirare, lavatrici e quello e quell'altro, che non mi lasciavano un respiro, non mi lasciavano un attimo di pace, cioè non c'avevo tempo libero. Poi quest'estate con i bambini a casa, che ve lo dico a fare. Quindi ho deciso di fare 3 ore di pulizia al giorno e il resto dedicarlo, della mattinata che non ci sono i bambini, a qualcosa che voglio fare io. Poi il pomeriggio si riparte, si rilavora, raga, perché loro tornano a scuola, i pranzi, e devi aiutarli a fare i compiti, soprattutto Valerio che inizia la prima elementare. Però mi dedico, mi lascio una mezz'oretta per fare la ginnastica, poi prepara le merende, prepara la cena, insomma, eppure il pomeriggio passa abbastanza veloce. Fatemi sapere invece voi come vi organizzate con le pulizie, quanto tempo ci dedicate, quando le fate, perché così magari potete darmi degli spunti e potete aiutarmi in organizzarmi nel modo migliore. Niente, io ho fatto un sacco di cose, ragazzi. Io altro che vlog lunedì e martedì, mi sa che sto vlog lo faccio solo oggi, solo vlog lunedì, perché già è un sacco di minuti che sto parlando. Voi lo sapete come faccio io. Io dico 2 giorni, ma non è che vi faccio vedere tutte le cose, le solite cose che faccio. Se mi viene in mente qualcosa, accendo la telecamera. Se vi voglio raccontare qualcosa, accendo la telecamera. Più, diciamo che è più un diario. Quindi stamattina già vi ho detto un sacco di cose. Adesso vado a preparare il pranzetto. Oggi per pranzo, al limite dopo ve lo faccio vedere, si ricomincia la dieta, raga, che questi giorni ho sgarrato, si ricomincia la dieta, che ormai va alla grande, pure Andrea ha perso quasi 2 chiletti, è stato bravissimo, però tra Ferragosto, sabato e domenica un po' abbiamo sgarrato, quindi penso sta settimana non siamo scesi di niente. Io mi mancavano 3 etti, insomma, poco e niente. E vado, più tardi faccio vedere cosa mangiamo a pranzo. Pranzo pronto. Ai bambini io ho fatto la pasta con ricotta e pesto. Ragazze, se non l'avete mai provato, provate questo combo perché è fantastica, buonissima. Loro hanno questo. Mentre io ho carote e riso lesso con olio e parmigiano e una ricottina con olio, sale e pepe. Andrea ha pasta, olio e parmigiano con pomodori e mozzarella. E questo è il nostro pranzetto. Ma ragazze, vi consiglio questa pasta ricotta e pesto perché è buonissima. È fatta l'ora di cena e io stasera, siccome a noi ci toccavano i legumi, ho fatto i ceci ripassati con zenzero e paprika, e insieme a un sughetto, quindi ceci al sugo. Non l'ho uniti ancora perché devo pesare sia la parte mia che quella di Andrea, poi dopo li unirò con i dei ragazzi. E il sughetto l'ho fatto con la cipolla, guardate che bello, mamma mia che bontà. Poi ho fatto 2 teglie di zucchine e
carote fatte a julienne gratinate, un pochino di pangrattato, olio e sale. E poi ragazzi, aspettate un attimo, per i ragazzi scaldo, vado a scaldare al forno, visto che è acceso, la pizza che è avanzata di ieri, due pezzi con la salsiccia e una margherita. Quindi la vado a scaldare, le faccio a pezzettini nel piatto invece del pane, stasera si mangiano questo. E amiche mie, questa è la nostra cena. Noi penso che ormai ci rivedremo domani, perché io nel frattempo pomeriggio l'ho passato, ho fatto ginnastica e poi ho preparato la cena. Abbiamo fatto la doccia ai bambini piccoli, mi sono addocciata io e così è finita la giornata. A domani amiche mie. Buongiorno amiche mie, martedì mattina e ragazze non ci crederete, sono riuscita a farmi uno shampoo di prima mattina, che per me è una cosa rara ed eccezionale, perché come facevo prima, mi ero organizzata prima le mattinate, non avevo mai tempo. Con la regola delle 3 ore a mattina di pulizie, devo dire che mi rimane un bel po' di tempo libero. Che bello! Ma io vi voglio far vedere la lucentezza, ragazze, dei miei capelli. Io non ci ho messo niente. Guardate qui. Sicuramente i fattori per cui ce l'ho così, poi folti, guardate qua sopra, io ho mai avuto così pieni i capelli sopra. So due, no tinte e gli integratori. Ve lo dico sempre, l'integratore per via bocca è eccezionale per qualsiasi cosa, è quello che fa più effetto di tutti, me lo disse proprio la dermatologa. Comunque, guardate qui, che ne pensate? Allora, poi sono soddisfatta perché fino a qua sono i miei. Mi è rimasto sto rossiccio qua sotto, che poi si vede quello tinto, è proprio la parte più sfibrata, veramente. Invece la parte più lucida e più sana è il mio. E poi ragazze, guardate quanti capelli grigi, bianchi anzi, ho. Sembra quasi che ho le mesh naturali. Ma fantastici, mi piacciono. Fatemi sapere se vi piaccio di più liscia o boccolosa. Comunque volevo farvi vedere lo shampoo e il balsamo che ho usato oggi. Sono quelli che comprai alla Lidl. Come shampoo ho utilizzato questo qui, lo shampoo alla mela, e cura intensiva, effetto anticrespo, per una lucentezza setosa per tutti i tipi di pelle. Questo qui io l'ho comprato e l'ho sparaflesciato con l'app You che mi ha dato, che è buonissimo ragazze, quindi ve lo straconsiglio, mi ci sono trovata veramente bene. Fa una schiuma leggera, ma più che altro veramente vi sentite la cute bella 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 pulita. Quindi, e poi è anche tanto, un prezzo veramente irrisorio. L'ho abbinato a questo balsamo buonissimo alla banana, sempre della Sien, e anche questo promosso dall'app Yuga. Quindi io devo dire che sono arrivata ad una conclusione, penso che andrò alla Lidl solo per 3 cose, anzi 4, lo shampoo, gli shampoo, i bagnoschiuma, il balsamo, il balsamo e poi la maschera per i piedi. Questi sono i prodotti must have della Lidl che io preferisco, e devo dire che i bagnoschiuma promossi dall'app Yuga, quindi hanno un buon inci, hanno un buon prezzo e sono fantastici, fantastici. Infatti adesso come bagnoschiuma per lavarmi il corpo sto usando questo, faccio vedere, cioè se poi sono bibitoni, questi che è un litro, sì, sto usando questo qui alla lavanda e vaniglia, buono, c'ha un sapore un po' particolare, una profumazione, perché c'è la lavanda, si sente parecchio, però ragazze è fantastico, quindi vi straconsiglio i prodotti per la cura del corpo della Lidl. Io l'ho sparaflesciati, non tutti sono buoni, quindi mi raccomando, se volete seguire la Yuga, non tutti sono buoni, ma la maggior parte sì. E niente, questo è quanto, sono riuscita a farmi un bellissimo messa in piega. Comunque ragazze, qui fa freddo, stanotte ho avuto un attacco di brividi di freddo, a me ogni tanto mi capitava prima che prendessi la pillola, quando doveva arrivarmi il ciclo, era uno degli effetti della premenopausa, cioè
I brividi di freddo è un sudore proprio bello intenso, bello strong. Quindi ogni tanto anche con la pillola mi rimangono questi strascichi, però un freddo, raga, mi sono dovuta alzare, tremavo come una foglia, mi sono dovuta mettere un mega plaid di lana sopra e ho dormito bene. Poi mi sono svegliata con un mal di testa, cioè sono andata a dormire con un mal di testa, ho preso una pasticca e non mi è passato. Mi sono svegliata con un mal di testa, ho preso Loki e grazie a Loki, che è l'unica cosa che me lo fa passare, mi è passato un mal di testa e anche i brividini. Vabbè, ho pulito tutto, ho lavato per terra con la mia bellissima lavapavimenti, ragazze, fantastica, cioè si è autopulita da sola, non potete capire, l'acqua grigia era, con tutto che uno sta sempre a lappulì. E adesso vado a cominciare a capire che cosa preparare per pranzo. Mi sono fatta la messa in piega liscia perché non sudo, cioè fa freddo, freddo, fa fresco e posso tenere i capelli sciolti perché sennò veramente col caldo che ha fatto non ce l'avrei fatta. Niente, amiche mie, vi saluto, poi vi faccio vedere cosa ho preparato per pranzo. Ora di pranzo. Io mi sono fatta i ceci al sugo avanzati di ieri sera con un po' di riso basmati e zucchine. Guardate che bel piattino, ovviamente il grana. Andrea c'ha pasta con le zucchine e fesa di tacchino e i bambini ho fatto pasta, pancetta, zucchine e Philadelphia. Buon Vado a appetito! chiamare Valerio. Sì, amore. Amiche mie, eccoci qua. Ho appena finito di fare la ginnastica, infatti sono tutta sudata. E adesso mi prendo i miei sali minerali, pure se fa fresco. Però ho sudato troppo, quindi finché suderò con la ginnastica, questi sali minerali me li prenderò. È martedì pomeriggio, ho detto sì. Io ho fatto la mia seduta psicologica con la psicologa dalle 2 alle 3, poi mi sono riposata un pochetto e niente ragazze, qua già sono attiva, ho fatto ginnastica, adesso vado a preparare la cena, poi mentre la cena è in preparazione mi faccio una bella doccia. Aspettate, eh. Mamma mia, raga, io mi bevo tutto d'un fiato perché fa schifo. Fa schifo. Comunque, per concludere questo video, aspettate. Siccome questo video, questo vlog, è stato offerto dalle ragazze della Bears Benefits, io come ultima cosa vi faccio rivedere i loro multivitaminici fantastici. Vi ribadisco che nella descrizione, nell'info box, c'è scritto tutto quello che vi serve, il codice sconto, il link diretto per andarla ad acquistare. E niente, amiche mie, io vi saluto. Questo vlog lo farei finire qui perché è durato una quaresima. Arriva la mia piccola monellina, prezzemolina. Dimmi, Mamma, amore. di fuori non si possiamo andare, sta per piovere. Ma come sta per piovere? Sì, da Hai sentito prima. le goccioline? Sì. Mannaggia! Non ci possiamo andare. Mo vediamo, dai, vediamo se è passeggiare o no, perché stanno uscendo, ma stanno andando a giocare in giardino e sta cominciando a piovere. Insomma, amiche mie, io vi saluto, vi mando un bacio, un abbraccio, spero che questo vlog lungo come al solito vi abbia tenuto compagnia, vi sia piaciuto e basta. Fatemi sapere tutto quanto quello che vi ho chiesto in questo mega vlog. Ecco Prezzemolina, saluta le nostre amiche. Ciao, che bella. Noi vi salutiamo, ci vediamo venerdì con il video spesa e vi auguro veramente dei giorni pieni di pace e di amore, ragazze. Ciao!